E buon salve ragazzi, buon Natale e buone feste a tutti. In questi giorni ho lavorato a questo video che è indubbiamente un po' diverso dal solito, ma spero che possa strapparvi un sorriso in questo periodo in cui, diciamo, le feste non sono proprio come ce le potevamo aspettare. In ogni caso spero vi stiate divertendo e che il video possa piacervi. Quindi non mi perdo in altre chiacchiere e vi auguro buona visione. Oh, finalmente sono tornate le prove. Ora posso aspettare la prossima stagione giocando tutti i weekend e farmando le nuove armature. No, guarda, in realtà non ci sono nuove armature. Ah, vabbè, allora andò a farmare le nuove armi. No, in realtà non ci sono nemmeno nuove armi. Ma scusa, allora perché ci hanno fatto aspettare un mese se non c'era nulla di nuovo? Beh, in realtà qualcosa ci sarebbe. Hanno aggiunto le armi adepte. E che cosa sono? Praticamente sono le stesse vecchie armi, ma gli hanno cambiato il... Sono una novità incredibile che rivoluzionerà il crogiolo di Destiny. Ma tu chi sei? Io sono colui che ti guiderà attraverso le numerose novità aggiunte di continuo all'interno del gioco. Io sono Dij 2.0. Ma adesso andiamo a vedere quali prodigi queste nuovissime armi adepte sono in grado di generare. Innanzitutto possiamo subito notare l'incredibile novità di queste armi solamente guardandole. Infatti le armi adepte non saranno più di quella vecchia colorazione fuori moda che era il nero e oro, bensì verranno fornite con un super esclusivo shader brutto. Ah, che bello, quindi potrò avere l'armatura dello stesso colore dell'arma utilizzando questo shader. No! Ma come no? Secondo te una novità incredibile come questa può essere allo stesso livello dei normali elementi di gioco? Sì. Certo che no! Infatti questo shader è talmente esclusivo che potrai rendere brutta solo l'arma adepta su cui l'hai droppato, dato che non lo puoi ricomprare dalle collezioni come tutti gli altri comunissimi shader. Ah, vabbè, ma quindi oltre a far sembrare l'arma un fucile nerf ci sono altre differenze con le armi normali? Certamente sì! Le armi adepte infatti verranno droppate ogni settimana insieme ad un'incredibile e strabiliante modifica adepta. Ah wow, sembra figo, quindi oltre alle normali modifiche potrò equipaggiare anche una modifica esclusiva? Non credo proprio che chiunque riuscirebbe a contenere l'incredibile potenza di una modifica adepta sommata ad una normale. Per evitare di far esplodere le lobby del crogiolo, quindi le modifiche adepte dovranno essere utilizzate al posto di quelle normali. Ah vabbè, ci sta, dai, se comunque sono modifiche migliori, immagino che alla fine le armi adepte avranno comunque statistiche migliori rispetto a quelle normali. Ero certo che tu nella tua giovane età avresti commesso un errore così banale, ma tranquillo, sono magnanimo e ti chiarirò la situazione. Come ho già detto, le modifiche adepte contengono una potenza inenarrabile e per evitare di sovraccaricare il gioco ogni modifica sacrifica delle statistiche per aumentarne altre. Ma aspetta, perché le novità non sono finite. Infatti il prodigio di queste armi adepte non migliorerà una sola statistica, bensì le aumenterà tutte quante. Infatti, come puoi benissimo vedere da questo confronto tra un evocatore adepto e uno normale, la nuova versione è nettamente migliore di quella vecchia. Ma a dire il vero sono migliori le statistiche della vecchia arma. No, ti stai sbagliando. Ma si vede benissimo, il vecchio evocatore ha più stabilità e velocità di ricarica. Certo, certo, come no. E come faresti a dirlo? Ma si vede dai colori delle statistiche. Ah, quindi ora siamo a guardare i colori, eh? Complimenti a te e a questa società razzista sempre pronti a giudicare. Ma veramente io... Certo, certo, come no. Portatelo via. No, ma aspettate, ma... No, aspettate un attimo, ma che vuol dire? Dunque, dov'ero rimasto? Ah, sì. Cosa state aspettando? Correte anche voi al faro sacrificando la vostra salute mentale e uscendone più congelati di un pacco di bastoncini Findus. Le armi adepte sono pronte a cambiarvi la vita. Siamo la tua salvezza.